Salve a tutti, bentrovati. Sono Cristiana Caria, fondatrice e direttrice dell'International Shishu School, centro studi tradizioni olistiche. Vorrei fare questo video per parlarvi di un concetto estremamente importante in questo tempo, che è l'arte della meditazione. È un momento in cui è importantissimo imparare a ascoltarsi, imparare a guardare e vedere dentro di noi che cosa noi vogliamo veramente essere. Perché dentro di noi accadono costantemente dei conflitti tra quello che pensiamo di essere e quello che siamo veramente. Per cui la meditazione appunto non è solo una tecnica, ma è qualcosa che noi dobbiamo imparare a portare quotidianamente nelle nostre vite, comprendendo in particolare di che cosa si tratta, che cosa veramente può darci e che cosa può veramente trasformare dentro di noi. Anticamente è nata come uno studio per imparare a comprendere le cause della sofferenza dell'essere umano, imparare ad aiutare l'essere umano a trascendere proprio quelli che sono i limiti. Lui tende a cadere perché noi non siamo i nostri pensieri, noi non siamo le nostre emozioni, noi non siamo il nostro comportamento. Eppure queste energie, queste modalità, questi modi di essere, queste reazioni a volte emotive dentro di noi, questi pensieri, sono spesso dentro di noi totalmente così forti da determinare e a volte anche ingabbiarci in azioni di cui spesso a volte ci pentiamo o, riflettendo a posteriori, ci chiediamo appunto, ma perché non ho agito in quel modo? Forse avrei dovuto dire qualcos'altro, avrei dovuto fare qualcos'altro. E la meditazione appunto è qualcosa che ci può aiutare, perché è un grande allenamento della nostra mente, della capacità di osservazione interiore, per aiutarci a realizzare appunto che questa fisicità, questo corpo fisico, non è direttamente connesso con la nostra identità, cioè con quello che noi siamo veramente. Ma questo corpo è il frutto di una biologia fatta di credenze, le credenze che vanno indietro nel nostro passato, è fatto anche di energeticamente di coscienza di quello che noi siamo stati, anche chi crede nella reincarnazione, prima di essere presenti in questa vita. Dimostra che noi tendiamo a vivere qualcosa che siamo stati nel passato, e oggi questa modalità è qui per essere trasformata, per essere rivista, per essere elevata, portata a un nuovo livello di consapevolezza, e quindi di conseguenza viviamo le esperienze che viviamo nella nostra vita quotidiana. Ricordiamoci che tutte le esperienze che noi viviamo sono il riflesso appunto di quello che noi crediamo, perché questo è il nostro cervello, come opera il nostro cervello, e i neuroni a specchio hanno proprio la capacità di rispecchiarci davanti nelle nostre vite quelle che sono le idee che noi abbiamo di noi stessi, le credenze che noi abbiamo del mondo e le credenze che noi abbiamo degli altri. Quindi cerchiamo di evitare delle situazioni, mentre in realtà quelle situazioni vengono costantemente riproposte a noi stessi, proprio perché dobbiamo capirne la natura. La parola meditazione deriva da medicina, da una costante cura e attenzione, quindi la meditazione consapevole, quindi si chiama la mindfulness oggi. A cosa stiamo pensando? A come stiamo parlando? A cosa stiamo provando? E più portiamo attenzione a questo, più noi abbiamo la possibilità di scegliere e decidere se vogliamo seguire la reazione emotiva, la reazione mentale, il comportamento, i pensieri che nascono dentro di noi, o se noi vogliamo semplicemente scegliere un ascolto interiore diverso e quindi un'azione diversa nella nostra vita. Più noi abbiamo la capacità di ascoltare, e sto rallentando volutamente la mia voce e il mio modo di parlare, più noi abbiamo la capacità di sentire se quello che è la voce interiore che ci mette in contatto con la grande mente universale di cui siamo parte. La rivista Science ha scritto nel 2005 che noi viviamo in un universo mentale, e imparare a sintonizzarsi con questa energia ci permette di aiutare a manifestare la nostra vera realtà, quello che noi siamo. Quindi la meditazione ha questo grandissimo dono di aiutarci a sentirci, di aiutarci a metterci in contatto con l'intuizione, con questa voce più grande che è parte della grande vita di cui noi, a cui noi apparteniamo, e imparare a scegliere consapevolmente la opportunità migliore, non reagendo ma ascoltando alla situazione di quel momento. Se noi reagiamo, se noi agiamo seguendo l'impulso, dalla rabbia alla frustrazione,
ai pensieri immediati che nascono nella nostra mente, perché i nostri sensi ricevono delle informazioni e sulla base delle conoscenze che hanno interpretano e quindi ci riportano negli schemi del passato, perché il nostro cervello lavora con il pensiero lineare, non con il pensiero laterale, cioè tende a trovare la via più breve, quindi andare nella memoria e quindi a riprodurci interpretazioni di situazioni che sono già accadute e quindi a stare nel passato. Se noi abbiamo la consapevolezza di ascoltare e di vedere, abbiamo la possibilità di sentire che cosa di diverso ora, in questo momento, noi vogliamo fare. Imparare a vivere meditando è una meditazione consapevole che noi possiamo portare nelle nostre vite quotidianamente, cambiando la qualità profonda del nostro essere, diventando sempre più chi sentiamo profondamente di essere, quindi contattando la nostra intuizione, piuttosto che il chiacchierio di pensieri o il caos di emozioni che a causa di quello che succede nel quotidiano tendono a dominare la nostra stessa coscienza e la coscienza consapevole. Invece di andare nelle profondità di noi stessi, ascoltare la nostra voce, la nostra intuizione. Tra l'altro, chi avesse piacere di fare un lavoro proprio sulla presenza, dall'8 al 10 di luglio sarò in Sicilia, anche un seminario che potrete seguire online di meditazione, in cui andremo proprio a sentire la presenza, a cominciare ad agire da una qualità diversa del nostro essere, perché la meditazione, che non è una tecnica, è un'arte del vivere, e la natura ci aiuta sempre di più a entrare in contatto con parti più profonde di noi stessi, ci dà l'opportunità di diventare veramente quello che siamo destinati ad essere. Dobbiamo tutti imparare a meditare. Tra l'altro, negli Stati Uniti è stato proprio scoperto che meditare riduce proprio lo stress, riduce il modo in cui noi ci comportiamo, e per questo anche le assicurazioni hanno ridotto del 20% i loro premi proprio per coloro che praticano costantemente la meditazione. Dovremmo proprio imparare a vivere con una qualità diversa, in conseguenza diventare chi siamo veramente, non il caos di credenze, non il caos di emozioni che portiamo con noi nella nostra genetica. Per tutte le informazioni potete andare a vedere sul nostro sito internationalshishoschool.com o contattare la nostra segreteria secretary@internationalshishoschool.com o chiamarlo 059 686147. È un'arte di vivere che ci porta progressivamente, costantemente, malgrado a volte all'inizio, soprattutto in qualche caduta, verso una nuova qualità di noi stessi, scoprendo di essere qualcuno che forse non avevamo mai pensato di poter diventare e di poter realizzare. Buona serata a tutti. Ciao ciao.